Quindi nel programma di quest'anno sicuramente ci saranno gli esercizi spirituali per gli adulti, sicuramente ci saranno i ritiri spirituali per i giovani. A che servono questi momenti? A rigenerarli nello spirito, a dare motivazioni nuove alla mia anima, al mio interiore, al perché io devo essere fedele a Dio, a perché io devo, come io posso manifestare l'amore di Dio agli altri. C'era qualche anno fa uno slogan associativo che diceva, era tratto dalla prima lettera di San Pietro, che diceva: date ragione della speranza che è in voi. Ognuno di noi è invitato a dare ragione della speranza che è in sé, del credo che è in sé. Io a cosa sto credendo ora? Io a cosa devo far credere anche gli altri? Perché io devo dire anche a cosa devo far credere gli altri. Ma se io per primo non ci credo, a cosa devo far credere? Alla mia bella faccia? Al mio essere simpatico? Al mio saper organizzare le feste? Al mio dire le barzellette? Al mio invitarvi a fare una gita al mare? Se faccio questo, non faccio associazione. Non faccio associazione perché non sto annunciando anche Dio. Perché io non ho creduto in Dio, io non ho dentro di me la fede per Dio da poter trasmettere, e quindi tutto trasmetto tranne che quello per cui sono chiamato a lavorare. E concludo con devo continuare perché potrei anche portare un motivo per continuare. Siccome vi vedo a fare un calcolo sciampare. Se puoi stare, no. Se puoi stare. Hai capito? No, ma stai qua. No. Stai qua. Pullman. È arrivato il Pullman, te lo Pullman. Io concludo rilanciandovi. Però senza lasciarla così la frase, perché la dobbiamo interiorizzare questa frase. È stata una parola detta e ridetta negli incontri di ieri. Sigismondi ad una intervista, ad una intervista risponde in questo modo alla domanda: la C è una grande scuola di sinodalità, è la parola che ieri abbiamo sentito quasi all'inflazione, ad essere inflazionata. E la C è una grande scuola di sinodalità, la quale richiede, vedete che altro ci aggiunge a capirle queste altre parole, discernimento comunitario, partecipazione responsabile e spirito missionario. Sono i tre momenti che noi possiamo vivere, dobbiamo vivere, qualora viviamo l'associazione. Se viviamo questi tre momenti del discernimento comunitario, che cosa significa discernimento comunitario?
Non mi dite che non sapete che sia. Non mi guardate. Dove lo facciamo noi il discernimento comunitario? Nei gruppi. Allora li facciamo nei gruppi di appartenenza. Li facciamo nel consiglio. Vedete, io vi sto facendo un percorso anche per rimandare alle varie realtà associative. Nei gruppi, nel consiglio parrocchiale di Azione Cattolica, dal consiglio parrocchiale di Azione Cattolica esce il chiaro presidente che va nel consiglio parrocchiale pastorale e quindi porta la voce dell'associazione. Se poi invece vogliamo vedere il discorso del discernimento comunitario, noi lo vediamo anche nel consiglio diocesano di Azione Cattolica. Vediamo con lui. E poi nella presidenza, anche se a volte questi processi sono invertiti, perché il discernimento lo facciamo prima in presidenza, prima nel consiglio parrocchiale di Azione Cattolica e poi, perché quel discernimento ci serve per programmare, e poi andiamo nei gruppi a viverlo quel programma. E dai gruppi ritorniamo poi a un circolo virtuoso. Non è vizioso, è virtuoso. Cioè i consigli parrocchiali funzionano se funzionano i gruppi. E i gruppi funzionano se funzionano i consigli parrocchiali. Se nei consigli parrocchiali noi non ci prendiamo anche la licenza di dire stai sbagliando, sono stata elegante ora, perché la mia parrocchia sa, se noi non ci prendiamo anche la licenza di dire quello, noi non ci correggeremo. E se non ci prendiamo con, abbassando la testa, il richiamo, abbassando la testa, ma non sottomettendoci, ma comprendendo anche il richiamo, noi discernimento non lo facciamo. Questa è la bella famiglia di cui parlava Monsignor Mansueto. Questa è la bella famiglia dell'Azione Cattolica. La partecipazione responsabile l'abbiamo detta poc'anzi, e lo spirito missionario è quello che il Papa ci invita a vivere parlando di esodo, parlando di uscita. Ci ha parlati Don Michele il primo giorno nella lezione, ci parla ieri Don Francesco nel suo parlarci della parrocchia, ci ha parlato anche il Vescovo, ci ha parlato anche il Monsignor Mansueto, Sigismondo. Noi siamo chiamati a vivere lo spirito missionario dell'uscita, dell'andare, della Chiesa che va. E va dove? Ad abitare i luoghi. Va dove? Nella scuola, all'uscita di scuola, all'entrata della scuola, in tutti quei progetti che voi avete messo, che avete fatto stasera. E quindi quell'extra non è un extra, un di più, ma è un andare fuori da quello che è l'ordinario, da quello che è il vissuto che è normale che si viva, cioè la parrocchia, come luogo fisico, ma a andare nei luoghi ed abitandoli, e ritorno alla parola che avevo detto all'inizio,
cercando di vivere i volti di questa associazione, cercando di vivere la vita degli aderenti all'associazione. Il presidente Tuffelli, nel salutare il Papa, dice al Papa: ringraziandolo, chi c'è stato a Roma sa quante belle parole ha detto. Nelle belle parole di Tuffelli, che non sono solo parole belle ma sono forte di contenuto, dice: le siamo grati per il suo, rivolgendosi al Santo Padre, le siamo grati per il suo continuo richiamo a ciò che è veramente essenziale: accogliere il Signore nella nostra vita e condividere con i fratelli la gioia del suo amore, facendo dono a ciascuno del Vangelo della misericordia. Siamo giovani, adulti, ragazzi, camminando come laici associati per le strade del mondo, in tutte le diocesi italiane, dentro le parrocchie che abitiamo, dentro i nostri territori, cerchiamo di farci compagni di strada di chi incontriamo nel mondo per compiere ogni giorno insieme lo stesso cammino dei discepoli di Emmaus. In quel giorno, quindi era contestualizzata, in quel giorno si celebravano il Vangelo dei discepoli di Emmaus. Ebbene, noi come associazione oggi siamo invitati ad andare avanti, a continuare quella bella storia dei 150 anni dell'associazione, a celebrarla, a viverla quindi in tutto quello che è, con lo stile missionario di discernimento e di sinodalità a cui siamo stati invitati. Auguri a tutti voi per questo percorso che vi spetterà. Io spero di non essere stata molto confusionaria, anche se preparato in mezz'ora, dovete scusarmi, però è per risparmiarvi le quattro parti.